3, 4, 5, lo spegnimento dei 5 semafori, comincia il Gran Premio Amedizio che scatta dalla pole position e tiene saldamente, è partito molto bene. A capo di Mattia Muro, safety car. Le retrovie. Ma se intanto è la caccia di Enva, te lo passa. Un brutto errore di Envat in staccata, ha perso proprio la macchina. No! Mamma mia, già con 9 RMT Cri vogliono fare come Vettel e Verstappen, e lo fanno. Harry! Safety car. Comunque si riparte con Arturo Diana, forse a rallentare a mezz'inzio per dare una chance a Rave, ma lì è impossibile superare Arturo Diana addirittura in erba a mezz'inzio, mamma mia cosa rischia di andargli addosso a mezz'inzio. Lì diventa leader del Gran Premio di Silverstone e Rave penso lo faccia passare adesso Arturo Diana. Vediamo se Arturo Diana fa passare Rave. No, forse no, Sì, lo fa passare. Elemas è vicino a Marquinhos e lo passa? Sì. Attenzione! Oh, arriva anche Ola di Milano dietro. No, con tutte le sue forze, te dietro Cri. Ma lo vedo un po' improbabile. Mossa all'ultimo, va all'interno Cri e si prende la posizione. Sì. Ah, Marco Lava, va in nelle tribune quasi. Erza 4 e il Donalmic. Sì, ritiro, mamma mia Marco Lava. Safety car. Si è girato ancora Marco Lava e Cri continua a tamponare Kata. Adesso gli va all'interno. Si toccano. Ma Mezzinzio fa ancora il giro veloce e vince. Arturo Diana arriva secondo, terzo Rave, quarto Eleumas, Marquinhos! Guadagna la posizione 6-7 per Renault, non male. Kata arriva ottavo, Cri nono e Harry ce la fa? Sì. Harry sì, e prende un punto. Che mancava, mancava. Una magra consolazione. Sì, quella l'ha completamente distrutta anche, mi sa. So.